Ben ritrovati, amici tifosi del grande calcio per i veri amanti del campionato cadetto, del campionato di Serie B. Ben ritrovati. Si è aperta questa sera al Nicola Ceravolo di Catanzaro la 22esima giornata del nostro amato campionato cadetto. La terza giornata del girone di ritorno si è aperta, come detto, con il big match d'alta classifica tra la formazione di Vincenzo Vivarini e i rosanero di Eugenio Corini. Un match che poteva sicuramente alimentare le speranze playoff per la formazione calabrese, invece poteva sicuramente essere un trampolino verso il sogno chiamato Serie A, anche un passo di continuità dopo il successo ottenuto nel posticipo domenicale contro il Modena nel finale al Renzo Barbera, una grande occasione per poter lottare con le altre formazioni di testa e anche comunque dare un segnale alla capolista, al Parma di Fabio Pecchia. Invece termina in perfetta parità 1-1 allo stadio Nicola Ceravolo questo anticipo, ormai il classico anticipo del venerdì sera con il quale si apre ogni giornata del campionato di Serie B. Dopo il successo esterno datato 1° dicembre, nell'anticipo della 15ª giornata, con i gol di Pietro Iemmello e Tommaso Biasci a regalare un importantissimo successo esterno alla formazione calabrese, invece il match di ritorno in programma, come detto ormai in questa terza giornata, termina in perfetta parità. Al gol di Tommaso Biasci, gol all'andata, gol al ritorno per l'ex attaccante bianco scudato, risponde Jacopo Segre, l'ormai solito Jacopo Segre, che firma il sesto gol in questa stagione, il quinto nelle ultime sette gare. È sicuramente il periodo di Jacopo Segre, che sfrutta al meglio il cross di uno spento, ma decisivo perché è lui a pennellare il cross a centro area di Mariano, lanciato titolare l'ex Lecce, visto anche comunque le numerose assenze questa sera, dopo lo spezzone garantito da Mister Corini nel match contro il Modena. Parliamo un po' delle due formazioni. Allora, quattro sconfitte nelle ultime cinque gare per la formazione di Vivarini, che arrivava dalla sconfitta e irriconoscibile la prestazione al Garilli nella sconfitta 3-0 contro l'ultima della classe, la Feralpi Salò. Quattro sconfitte nelle ultime cinque, tre vittorie invece nelle ultime cinque per i rosanero, che cercavano di sfatare il tabù trasferta. Ok, le sole due sconfitte rimediate in 10 gare, che diventano 11 questa sera, ma tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime 6. L'ultima vittoria, l'ultimo blitz esterno, ormai è datato 7 ottobre, il successo al Braglia contro il Modena di Paolo Bianco. È sicuramente un ruolino di marcia con il quale la Palermo non può assolutamente duellare con le altre squadre in lotta per un posto in Serie A e per un posto nei playoff. Prima chance della gara per Edoardo Soleri, rimasto a Palermo dopo le lusinghe di numerosi club di cadetteria, ma quella doppietta siglata domenica scorsa ha messo sicuramente una parola fine sul discorso di una possibile cessione dell'ex attaccante bianco scudato.
Edoardo Soleri lanciato, poi peraltro dal primo minuto da Corini, vista l'assenza di Matteo Brunori lì davanti, grande chance per Soleri sul pallone imbeccato da Gomez, grande intervento con il piede da parte di Fulignati che tiene praticamente in vita la retroguardia calabrese. È una Palermo pimpante, è un Palermo che ha sicuramente giocato un gran bel primo tempo, prima parte della prima frazione almeno, con la palla sull'iniziativa di Lund, di Francesco, e sul cross dell'ex Lecce rischia l'autorete Scognamillo nel tentativo di anticipare lo stesso Soleri. Poi al 24esimo arriva la prima occasione per i padroni di casa con il cross da parte di Werner, il colpo di testa a lato di pochissimo da parte di Veroli. È un Catanzaro che però cerca di venire fuori dal match dopo una prima parte abbastanza deficitaria e al 30esimo all'incirca alla mezz'ora passa. Il tutto inizia da una punizione calciata da Pompetti, l'azione prosegue, cross dall'altra parte di Situm e il cross viene deviato prima da Scoriamillo e poi in sequenza anche da Veroli. Diventa un assist che riesce comunque a sfruttare Tommaso Biasci ben appostato a centro area. Ricorda ancora il gol siglato nella prima del 2024 qui al Ceravolo contro il Lecco. Un altro gol da centravanti, il settimo sigillo stagionale per l'ex attaccante, come detto, della Padova, che continua comunque ad essere preferito all'ormai caso Alfredo Donnarumma in casa e Catanzaro. Catanzaro in vantaggio, Palermo che non reagisce almeno fino al 46esimo del primo tempo, quando in circa 30 secondi ci sono ben tre cross all'interno dell'area piccola, libera in modo decisivo Situm. Finisce il primo tempo e la Palermo però rientra davvero con un altro piglio e nella serata ha fatto l'esordio anche Ranocchia, l'ex Monza e Empoli, solo 9 presenze con la casacca toscana quest'anno per l'ex, peraltro, Juventus Next Gen e Vicenza, che conosce benissimo il campionato cadetto dopo l'esperienza con il club Veneto 2 anni fa, e con le iniziative di Ranocchia e un Palermo sicuramente con un altro piglio, inizia la ripresa. Palermo che arriva al pareggio al 49esimo sul cross di Mariano, impatta a battere Fulignati, come detto, il solito ormai Jacopo Segre. Secondo gol consecutivo, quinto gol nelle ultime 7 giornate, 6 gol stagionali per l'ex Spal e Perugia. È un Palermo che ha dominato il corso del secondo tempo fino al 67esimo, fino ai cambi, con l'entrata di Ambrosino al posto di uno spento irriconoscibile Iemmello, il Catanzaro si rifà vivo. Grande chance da corner per Scognamillo, salvataggio praticamente sulla linea da parte di Gomez. Corner seguente, stacca lo stesso Ambrosino, palla a lato di pochissimo. Conclusione sulla cross di Van de Putte, sponda di Biasci che dopo il gol vorrebbe anche l'assist. Conclusione di Veroli a lato di pochissimo. Un Catanzaro che è appunto in questa parte del match. Un Palermo che invece cerca le soluzioni della panchina con l'entrata di Koulibaly al posto dell'ammonito Ranocchia, dall'altra parte l'esordio per l'ex Crotone Petricioli e per l'ex Taranto invece Antonini. E entra anche Oliveri, come detto, Catanzaro che cambia modulo 4-4-1-1 con la coppia di davanti Ambrosino Biasci. Sbaglia tutto, l'appena entrato Mancuso all'85esimo potrebbe servire l'ex Frosinone regina
Insigne potrebbe servire Segre, sbaglia tutto, l'ex centravanti dell'Empoli. L'ultima chance è per il rosanero, il contropiede di un altro neoentrato, Vasic, altro ex bianco scudato della gara, con la conclusione in estirada di punta e modalità calcio a 5 di Insigne, para a terra un attento Fulignati. Quindi ragazzi, non cambia praticamente nulla in classifica, rafforza il settimo posto il Catanzaro, insegue e raggiunge a quota 36 punti invece il quinto posto in compagnia della Cittadella, il Palermo di Eugenio Corini. Io vi ringrazio per l'attenzione e come sempre ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video!